Io sono presente dello scenario perché mi stavano, Sappiamo che avete interrotto tutte le attività? Sì, abbiamo interrotto tutte le attività, ovviamente per il minimo rispetto possibile che potevamo nei confronti della tragedia che vive questa famiglia e dei due ragazzi. Ovviamente siamo colpitissimi da questa cosa, però siamo un po' come tutti voi, no? Siamo inermi rispetto a queste cose che dicevo prima ai suoi colleghi, siamo abituati a leggere negli Stati Uniti probabilmente, non in Europa o comunque non in Italia. Ecco, i ragazzi, come è stato affrontato questo discorso? Io personalmente l'ho fatto solo con una parte, so che è stato fatto con tutti i gruppi della scuola calcio, dal direttore generale della nostra società, insieme ai vari allenatori responsabili della scuola calcio. È stato un momento veramente complesso, credetemi, cioè una disabitudine totale a trattare questa tipologia di argomenti, ma penso per tutta la comunità, per tutti. E i ragazzi erano scioccati? Beh, increduli, cioè, perché poi alla fine, ripeto, se andiamo a analizzare i fatti, c'è stata una concomitanza di eventi sfortunati, diciamo così, incredibile, e sostanzialmente noi non siamo preparati come cultura, diciamo, a questo tipo di episodi. Siamo abituati ad altro, grazie a Dio. Avete pensato a delle iniziative? Guardi, in questo momento penso che la cosa migliore per quanto riguarda noi è stare zitti, non fare nulla, aspettiamo un attimo che i tempi, diciamo, facciano maturare le cose. I genitori li avete sentiti? Io personalmente no, sicuramente io non li conoscevo, quindi... Ci potrebbe dire il suo nome e cognome? Luigi Lardone. La qualifica... Sono il presidente dello Siamare. Scusi, ma il giorno in cui è arrivata, domenica scorsa, come l'avete saputo? L'abbiamo saputo perché... l'abbiamo saputo perché sono stato avvertito dal nostro addetto a stampa che mi ha dato la notizia nella mattinata. Okay. Grazie.